cercarlo per ore e ci ho messo, sai, anima e core. Ho girato il mondo, mercatini alla Mecca, l'ho anche chiesto alla zecca e nemmeno là san dirmi cos'è. C'era uno che cantava e una donna con le ali, c'era un clown che dipingeva cavalcando ben due squali, ma la cosa più importante che vedevo era l'amore. Ecco che cos'è il pomo fiore. Dimmi che cos'è il pomo fiore. Puoi ballare, sai suonare una patata, con l'orecchio sai girare la frittata. Non importa anche se sbagli, se ci metti la passione, questo è amore, il pomo fiore. Tutta gioia. Buonasera, facciamoci sentire pubblico del Pomofiore. Amici telespettatori, salve e benvenuti alla seconda parte della quarta edizione di Bentornato Pomofiore. Grande successo, grande format, io lo dirò sempre, che porta la firma del grande compianto Enzo Tortora, al quale voglio l'applauso del pubblico del Teatro Cine Colosseo, perché è giusto dare il merito del successo di una trasmissione agli autori, ed è giusto ricordarlo. È vero, però dobbiamo anche ringraziare i nostri autori. Chi sono i nostri autori? Salutiamo. Ricordiamo, ringraziamo la produzione di questa edizione di Bentornato Pomofiore, ovvero il nostro caro Tobia Caltagirone. Un applauso a Tobia, grande, grande, grande. Ringraziamo naturalmente anche la squadra tecnica di CTS, capitanata da Davide Di Girolamo, per la regia di Mario Castiglia insieme al suo staff. Ringraziamo anche l'editore che dà la possibilità appunto di entrare nelle vostre case attraverso questa storica emittente televisiva, ovvero sia il nostro caro dottore Pasquale Anello. Grazie. Amici di CTS, questa è la seconda parte della prima puntata di Bentornato Pomofiore. La scorsa puntata ci sono stati già tre concorrenti che si sono esibiti, dilettanti allo sbaraglio, e state vedendo la grafica e i nomi dei concorrenti che hanno partecipato e il punteggio che hanno totalizzato, perché adesso si andranno a scontrare con altri tre concorrenti. È super super pronti, però non prima di avere ovviamente ripresentato la nostra giuria e il nostro promotore, motore anzi delle risate, il nostro pubblico, il nostro Tony Carbone. Un altro applauso. Presenza insostituibile all'interno del Teatro Colosseum, lui, Tony Carbone. Ciao a tutti, bentrovati, sempre pimpanti. E quindi direi anche di dare spazio, adesso iniziamo con i concorrenti. Ripresentiamo nuovamente la nostra giuria, perché nuovamente qui con noi l'attore di teatro, di fiction, di cabaret, insomma un amico, Valentino Pizzuto. Grazie Valentino di essere nuovamente ancora qui. E voglio andare a presentare anche la new entry di questa nuova edizione di Bentornato Pomofiore. Ha già incantato il pubblico a casa nella prima puntata. E lei, la piccola grande Nicole. Eccola qui. Eccoci, ciao. Allora Nicole, com'è andata questa prima puntata? Ti hanno riconosciuto a casa? Ti hanno visto i tuoi amici a scuola? E cosa ti hanno detto? Wow, sei stata bravissima, non mi aspettavo che tu presentavi, facevi tutte queste cose. Brava, 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 che brava bambina. E ancora la strada è lunga. E allora Nicole, vai di là subito, perché hai il tuo l'arduo compito di andare ad accompagnare i protagonisti di questa grande edizione di Bentornato Pomofiore, ovvero sia i dilettanti allo sbaraglio. E iniziamo quindi subito con il primo concorrente. Eccolo qui. Nicole, che fa? Mi suo. Piace, Nicole. Intraprendente. Ormai ha preso proprio. Che fai? Che stai facendo? La dobbiamo presentare. Devi dire come si chiama, Nicole. Ti sei emozionata. Lo deve dire lei? Va bene, facciamolo dire alla nostra Federica, giusto? Signore e signori, vi presento Salvatore Messana. Wow! Grazie.
Ok, benvenuto. Nicole, grazie, puoi andare. Grazie. Allora, signor Salvatore, venga qui al centro, venga tra me qui. E Sara Priolo, lo so che lei vorrebbe stare più accanto a Sara, ma purtroppo questo passa il convento. Allora, breve presentazione. Allora, lei cosa fa nella vita? È pensionato? Pensionato Ferrovia. Ferrovie dello Stato, giusto? Sì. Cosa faceva? Guidava i treni? Che faceva? No, era solo impianti elettrici. Impianti elettrici, quindi già un ruolo abbastanza delicato, quello che cura tutto quello che quando si guasta qualche impianto all'interno. Fondamentale. Fondamentale. Quanti anni di servizio? 35 e 6 mesi. Quindi lei è andato in pensione? Sono andato in prepensione. Quindi lei è uno dei pochi fortunati che è riuscito ad andare in pensione. E questo è un applauso già, se lo merita, perché già... La pensione per noi, chissà. Categoria usurante. Categoria usurante, certo, certo, mi pare giusto. Però lei adesso è qui in versione di, vediamo un po' nella scaletta di cosa cantante. Abbiamo scritto, di cantante. E cosa, canterà? Cosa canterà? La fisarmonica. La fisarmonica, perché? Perché mi piace, è una bella canzone. Ma la sa suonare lei? Oppure la preferisce no, cantarla? Preferisco cantarla. Okay. Sì, la fisarmonica, Sara, è un successo la di Gianni Morandi. Un tempo, a 15 anni l'avevo una fisarmonica. Me l'accenna vedi, velocemente. Vedi. Me l'accenna a cappella, come fa questa canzone? A cappella. Sì. La base, no, senza base, a cappella. A cappella, no, senza base. Allora, senza base la fisarmonica. Poi? Stasera suona per noi. Mi sembra che già ci siano tutte le condizioni ottime per dire. Una buona esibizione, no. Quindi no, no. Invitiamo il nostro Salvatore Messana con in arte Thomas sono io Thomas. Da Thomas. Piccolo c'è. Sì. E Thomas. Qui c'è la tenere Thomas no. Grazie, molto gentile. E allora siamo qui per divertirci. E lì c'è un fan club anche. Sì, là tutti i miei amici, mia ecco. Moglie, sì, mia figlia. Il tifo, perfetto. Il nostro esatto. Camera. I miei fans. Mi sta inquadrando, c'è un gruppo di ultras sì. Lì proprio che sta tifando per Thomas, che ci farà ascoltare questo grande successo del grande Gianni Morandi. Dai, Thomas. Ciao Gianni. Voglio vedere come uno fai. Uno su mille ce la fa. La fisarmonica, vai, facci sentire, vai, forza Thomas, sei tutti noi, vai, vai. Grazie. La fisarmonica stasera suona per noi, dona più grande che mai il desiderio di te, la fisarmonica. Ma tu non piangere, non si cancella così, resta più grande che mai il desiderio di te, la fisarmonica suona per te. Era di notte, c'era la luna, guardavi le mie labbra, era l'ultima volta, te ne andavi da me. La fisarmonica stasera suona per noi, torna più grande che mai il desiderio di te, la fisarmonica suona per te. Era di notte, c'era la luna, guardavi le mie labbra, era l'ultima volta, te ne andavi da me. Amore.
scusate l'emozione, ah. Salvatore Messana. Grazie. Ma che cosa? Thomas, vale Salvatore Thomas. Messana. Detto Thomas, un fan club impazzito per grazie, Thomas. Grazie. Thomas. Ma come si sente ad avere questo fan club così attivo? Solo per lei. Solo per lei. Tom, poi dietro le quinte ci spiega come mai questo pseudonimo Thomas, oppure lo vogliamo anche spiegare ai signori che ci stanno seguendo da casa? A 15 anni ho avuto un complessino. In che senso? Psicologico? Perché questo vedo che se lo sta portando dei gruppi, anche dall'infanzia. Dei gruppi, a tempo dei Nico dei Gabbiani. Ma noi parliamo già i ricchi dei Camaleonti. E facevamo il repertorio tutti di questi complessi e cantavano nelle feste di piazza. Cantante principale del complesso. E lei mai è stato galeo? Cioè, insomma, lei ha fatto nascere qualche storia d'amore durante le sue serate? A voi. Bravo, vabbè. Thomas, lei se non esisteva bisognava inventarlo, glielo dico io. Molto gentile. In gamba, Pubblico del Pomofiore, votate per Thomas! Via! Ecco qua, vabbè, le nostre pomofiorine raccolgono, ecco, 1, 2, 3, 4, e vabbè, non è andata male. Io lo vedo sempre positivo questo risultato, per fortuna. E dobbiamo dire che anche per questa seconda parte abbiamo una giuria abbastanza generosa, e quindi forse il discorso che ho fatto all'inizio è stato, vi ha condizionato, quindi se comunque fate voi, non voglio condizionare il vostro parere. Grazie Thomas, grazie a dopo. Grazie per la votazione. E adesso Sara, prima dobbiamo sentire adesso un pochettino, perché voi dovete sapere che i potenti mezzi del Cineteatro Colosseum e di CTS hanno fatto sì che all'interno, come giusto che sia, del teatro ci sia la presenza di un medico, perché metti caso uno svenimento, un ragazzo, una risorsa immancabile, vede Sara e dice oddio, uno sturbo, e sviene, abbiamo la presenza del medico di sala, vero Tony? Buonasera, io sono il dottor Piritoni. Parlavamo di qualche complesso psicologico, in effetti io curo qualsiasi caso disperato, addirittura mi ha telefonato una signora e mi ha detto, dice, dottore mi scusi, dopo domani rientra mio marito che è stato all'estero per lavoro e manca da 5 anni, ma intanto io sogno incinta, quando viene in socco ci posso dire, dice signora ci dicesse quei noto, cioè non ci sono alternative. Grazie dottor Piritoni. E adesso un momento speciale per tutti noi, Maurizio. Guarda, capito? Io questa sera, amici che ci state seguendo da casa, io non lo volevo fare. Ma Sara Priolo ha così insistito dietro le quinte, fa, guarda. Ma io ti conosco. Ma non ti è conosco. Vero, perché non lo so come va a finire. Perché, come dice qualcuno, l'emozione non ha voce, e potrei anche emozionarmi e potrei ricevere molti pomodori questa sera. Non credo. Anzi, siamo molto curiosi. Allora, anche già vi chiedo scusa anticipatamente al signore che ci sta seguendo da casa per questa mia esibizione, ma hanno così insistito dietro le quinte, sia Tobia che Sara Priolo, fa, ma perché non ci canti una canzone? E allora io ho pensato, perché non proporre un motivetto allegro, divertente, del grande Tony Renis, che veramente ha girato il mondo, ovvero sia quando, ma vi voglio tutti quanti con me partecipi. Vai Roberto, vai, vediamo cosa succede. Sono pronti. Io veramente Maurizio Midulla. Sono emozionato per questa cosa, ma assai. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando. L'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. Ogni istante attenderò fino a quando d'improvviso ti vedrò sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo, perché non ha senso per me la mia vita senza te. Tutti insieme! Dimmi quando tu verrai. Insieme! Dimmi quando. E baciando mi dirai
non ci lasceremo mai. Vieni Sara, vieni. Sì. Ti voglio coinvolgere in questa bellissima. Cos'è, ci una sono, samba ci questa? Sono. Cos'è una samba? Cos'è? Dillo che. La samba. La samba, forza. La salsa. La salsa. I pomodori. Ma sì. I fiori. Pomorò, pomofiorizzatevi. Pomofiorizzatevi. Dimmi quando tu verrai. E quando? Quando. E baciando mi dirai. Cosa? Non ci lasceremo mai. Oh, che bello. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando. E baciando mi dirai. Cosa? Non ci lasceremo mai. Sì, mai. Non ci lasceremo mai. Basta così, chiudiamola qua. Maurizio Midulla. Basta, l'ho fatto per la patria. Ma è stato bellissimo, un momento bellissimo, ha coinvolto tutti ci siamo divertiti. Scusa Valentino. Perché sappiamo che questo è lo spirito. Perdona. Dottore Piritoni. Si è divertito anche lui. Mi sono divertito addirittura, ho ballato, ecco, addirittura una signora ne ha approfittato, mi ha coinvolto, dice: dottore, visto che c'è lei in sala, mi succede una cosa strana, ma solo in inverno. Quando faccio delle scorregge, che è una cosa fisiologica, mi vunciano i ammi. Chi può essere? Sì, signora, ma lei i collant sì, lì e va. E vabbè. Dottore Piritoni, è giunto il momento adesso, a tamburo battente, di presentare il prossimo concorrente. Arriva. Eccolo qua. Gana. Allora, Nicole, poverine. Amore mio, devi dire il nome e il cognome del signore concorrente. Vi presento il signor Salvatore Vassallo. Eccolo. Brava Nicole. Venga signor Vassallo, a te l'affido la nostra signora, la nostra bella Sara. Anche lei è un cantante, cioè ha la passione per il canto, no? Quindi stasera cosa ci propone? Se bruciasse la città. Mamma mia. Antonio Carbone, secondo lei perché un titolo del genere? Ma distinto sicuramente avessimo a chiamare i pompieri. Anche se già qualche caso del genere, l'altra volta mi ha chiamato un paziente e dice: dottore, che cosa c'è per il fuoco di Sant'Antonio? Ci si pumperi di San Martino. Allora, breve intervista, signor Vassallo. Lei è pensionato pure lei? No, purtroppo no. La stipendio è il prossimo anno. Ancora lei lavora? Ho una piccola ditta di carpenteria metallica. Ah, quindi è improprio, diciamo. Sì. E durante, diciamo, le pause lavorative lei si diletta a cantare. Diciamo di sì. E i suoi colleghi l'hanno mandata qua? Non sanno niente. E da quanto tempo canta? Ma io ho cantato da sempre, così dilettantistico, non... Ma cara, dilettante. Allora, qua siamo tutti. Io sono dilettante, Sara è una professionista. Diciamo che sabato sera andiamo a cena fuori e facciamo karaoke. Ecco. E canta, e vi passa tutti. Ma mi pare il giusto. Uno e l'altro. Bravo. Allora, con la simpatia del signor Salvatore Vassallo, un grande successo di Irene. Di Massimo Ranieri, hai ragione, che gaffa terribile che ho fatto. Massimo Ranieri, sì. È vero. Ma pure Irene Grandi. Irene Grandi, è vero. Massimo Ranieri. È vero, chiedo umilmente scusa al pubblico che ci vede da casa per questa mia gaffa terribile. Vabbè, ti riferirei. Quindi, al remake. Salvatore Vassallo con Se bruciasse la città. Prego. Grazie. Sono emozionato. Allora, io quando... Aspetta, Roberto, scusa. Io mi ricordo i veri e i grandi professionisti. Parlo di Corrado, il grande Gianni Creati, che veramente al quale io non sono neanche degno di slacciare i sandali. Un applauso a Gianni Creati, che veramente ha portato questa trasmissione in Sicilia con grande successo. Quando vedeva il concorrente emozionato, doveva correre perché doveva incoraggiarlo. Allora, qui siamo in famiglia. Siamo tutti, vedi, c'è Valentino, sì, sua mamma, lei c'ha Ultras qua? Sì.
E allora fatevi sentire, forza, incoraggiatelo, va bene. Quindi, amici, sempre lui, Salvatore Vassallo con Se bruciasse la città. Forza. Grazie, grazie. Il cuore mio non dorme mai, sai che di un altro adesso sei. Tua madre va dicendo che a maggio un uomo sposerai, ma sei in fondo al cuore. C'è un ragazzo, sono io. Quel prato di periferia che ha visto tante volte mia, è troppo tempo che non sa dove la mia felicità. Impazzisco senza. Se bruciasse la città, da te io correrei. Anche il fuoco vincerei per rivedere te. Città, lo so, tu cercheresti me. Anche dopo il nostro addio, l'amore sono io per te. Il cuore mio non dorme mai, per inventarti accanto a me non brucia mai questa città, c'è ancora un uomo insieme a te, ma se in fondo al cuore tu, c'è un ragazzo, sono io. Quel prato di periferia ti ha visto tante volte mia, è troppo tempo che non sai dove la mia felicità, impazzisco senza te. Notte ti rivedo accanto a me. Se bruciasse la città, da te io correrei. Anche il fuoco vincerei per rivedere te. Se bruciasse la città, lo so. Il nostro addio, l'amore sono io per te, grazie, grazie. Amici telespettatori, vi posso garantire che al signor Salvatore Vassallo l'ha fregato l'emozione, perché alla fine della canzone va tutta qua sta voce, proprio le... Standing no, ovation no. Per lei. Che cosa? Standing ovation. Addirittura. Wow, standing ovation. Wow, wow. Grazie. Emozionatissimo. Complimenti, complimenti. No, guardate, guardate, adesso vediamo il risultato, il parere del nostro pubblico. Forza, votate! No. Veramente è un po' vario, variegato. Molti fiori, vedo qualche pomodoro, mentre le nostre pomofiorine Federica e Nicole li raccolgono. Brave bambine. Perfetto. Ecco, vedi che brava Nicole, è proprio precisa fino all'ultimo pomodoro. E l'ultimo fiore, volevo dire. mi perdoni la gaffa. Va bene, grazie per il signor Salvatore Vassallo. Grazie. Bocca al lupo. Grazie. Ecco che cos'è il pomofiore. Sono stata scaricata dopo 6 mesi con un SMS. Ho chattato senza saperlo per 2 ore con un 80enne in cerca di una nuova giovinezza.
ho collezionato 1000 amici virtuali che nemmeno conosco. Mi sono affidata ad un assistente virtuale, confidata con uno psicologo virtuale, ho fatto anche sesso virtuale. Ma la casa è un'altra cosa. Cannizzaro, negozi di abbigliamento, calzature ed articoli sportivi di marche prestigiose. Cannizzaro, oltre ai suoi storici ed ampi punti vendita di Partinico e Palermo, presenta oggi il nuovo store di via Monte Pellegrino accanto Hotel Astoria. Personale cortese ed accogliente vi consiglierà per i vostri acquisti. Trovare oggi lo stile giusto per tutta la famiglia ad un buon prezzo è un colpo di Cannizzaro. Bar d'amore, gelateria, pasticceria, gastronomia. Dal 1966, un luogo di ristoro elegante e confortevole. Oltre a cappuccini, cioccolate, caffè e spremute, è possibile trovare a colazione pasticceria e rosticceria sempre fresca e realizzata con ingredienti di qualità e prelibatissimi piatti espressi per il pranzo. I nostri punti di forza sono gli ingredienti, di ottima qualità e di produzione propria, e la scelta del personale qualificato e cordiale. Inoltre, potrete scegliere tra una vasta quantità di dolci artigianali e tradizionali. Per festeggiare i tuoi avvenimenti speciali, rivolgiti al nostro servizio catering, ricco di tante specialità. Si effettua anche il servizio a domicilio. Bar d'Amore, lo trovi a Palermo in Viale della Resurrezione 56. Visita la nostra pagina Facebook Bar d'Amore New Look. CR Service Autoricambi esce fuori dai normali canoni dei tradizionali magazzini di autoricambi. Quello che ci differenzia dagli altri è la gestione dei nostri clienti. Punto di riferimento a Palermo dove poter trovare componenti automeccanici, elettronici e ricambi per fanali e aria condizionata a prezzi molto interessanti. Una vera e propria consulenza sull'utilizzo dei ricambi al servizio dei meccanici, carrozzieri, elettrauti e clienti privati. CR Service Autoricambi. Qualità, prezzo e cortesia per gli autoricambi a Palermo. In via Villa di Napoli 34. Telefono 091 42 20 24. Visita il nostro sito internet www.crserviceautoricambi.it. Intralot, leader mondiale nel settore betting. Da Intralot potrai tentare la fortuna con le scommesse sportive ippiche e con i concorsi a pronostico sportivi tradizionali Totocalcio, Totogol, Tris, Big Match, Big Race e New Slot. Intralot è anche concessionario per il gioco a distanza, skill games, poker, casinò, games e bingo. Intralot è a Palermo, in piazza Don Bosco 1. Ovunque c'è sport, c'è Intralot. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Sapir. Nata con prerogative di alta qualità, oggi Safir è l'industria per la sicurezza che, senza smentire un passato esclusivamente artigianale, abbina tecnologie molto raffinate e moderne all'esperienza e manualità che da sempre la contraddistingue. Safir, in via Ugo La Malfa 8573, la sicurezza dei tuoi beni più cari. Le bomboniere personalizzate da Nino Parrucca saranno con il vostro nome e la data della vostra ricorrenza. Pertanto vi invito a venirci a trovare in fabbrica. Troverete sicuramente un articolo che va bene per la vostra ricorrenza, ma anche per la lista nozze. Vi aspettiamo. Casa di riposo San Pio, dove professionalità e cortesia sono a servizio della terza età. Presso la nostra struttura trovi assistenza 24 ore su 24, servizi di lavanderia, ristorazione anche in camera. Casa di riposo San Pio è in Corso Calatafimi 398 a Palermo.
dove la professionalità e la cortesia sono al servizio della terza età. Bittis Tour, nei nuovi negozi di via Roma 519 a Palermo, vi invita a visionare tutte le collezioni di calzature e abbigliamento uomo, donna e bambino delle migliori marche. Bittis Tour, vienici a trovare in via Roma 519 a Palermo. Vi aspettiamo! Il pomofiore. E naturalmente le sorprese non finiscono qua. Bentornato Pomofiore, perché come poc'anzi abbiamo detto, il volano di questa nostra trasmissione è lui, Tony Garbone, che è nuovamente tra il pubblico a cercare nuovi talenti. Dottor Pritoni. È vero, innanzitutto la gente è rimasta allucuta di questa voce potente del signor Vassallo. Qualcuno mi ha detto, dice, ma chi è Vacanti di Rinza per questo rimbombo esagerato? E devo dire, mi trovo in compagnia qua del nostro amico, ecco, vediamo la tua altezza, perfetto. Presentati, il signor Toti Scaglione. Buonasera. Toti Scaglione. Allora, caro Toti, noi in ogni puntata facciamo un giochino e facciamo partecipare anche il nostro pubblico per divertimento. Cosa, non so, in che cosa ti vuoi esibire? Una canzone, una poesia cosa? No, una barzelletta. Una barzelletta, quindi mi vorrebbe un mestiere a mia, diciamo. Va bene, dai. Va bene, una barzelletta, mi raccomando, entro, esatto, bene. Prego. Considerando che le barzellette che io so fanno tutte schifo. No, esatto. Ve ne racconto uno con la speranza che nessuno. Quelle per la famiglia, per la famiglia. Si avvicini il microfono, allora, Pippo, così la sentono meglio. Guardiamo la telecamera. Allora, la telecamera. Prego. E allora, due pastori tedeschi. Vabbè, non c'è. Sì. Sardi, si trovano in collina a far pescolare le pecore. Era periodo estivo. Cala la sera e si. E vanno in una specie di capanna e si tolgono il sacco che avevano addosso, perché non li avevano vestiti. Uno era completamente nudo e l'altro aveva le mutande. Allora quello senza mutande gli fa all'altro compagno: ma cos'è che indossi tu? Dice: le mutande. Ah, a cosa servono? A coprirti. Ah, veramente? Me li fai indossare? Ma certo. Appena l'indossa, quello che è il padrone delle mutande gli dice: ma come te le sei messe? Dice: perché? Come dovevo fare? La macchia gialla va davanti e la macchia nera va di dietro. Bravo, bravo Toti, da ricovero direi io, no scherzo. Allora tieni il microfono Toti, allora. Prego, prego. E allora a questo punto io direi, ecco, con il permesso della redazione, di arruolare anche il signor Toti per una prossima puntata. E del... anche questa puntata abbiamo fatto il nostro casting. E mi permetto di omaggiare al signor Toti, ecco, dal nostro sponsor CR Service Autoricambi, certo. Ecco, anche un regalino per te. Quando comprerò la macchina? Benissimo, il signor Toti, anzi, se l'è ricordata, devo dire che, ecco, un difetto delle barzellettine, magari qualcuno si scorda il finale, invece lui era venuto da me prima, una settimana fa, dice: soffro di amnesie. Ci disse: ma da quanto tempo ci soffri, Toti? Dice: ma da quanto tempo ci soffro di che cosa? Ecco, va bene, ricoverato. Ma Sara, grazie, Priolo, Tony, è grazie. Accanto a uno dei nostri giurati presente questa sera, Valentino Pizzuto. Ti puoi esprimere in merito a questa barzelletta che ha raccontato questo signore? È antica, la conosciamo. La barzelletta è molto vecchia. E comunque la battuta finale è: la macchia gialla va davanti, quella marrone. Però il signore aveva mangiato il nero di seppia, probabilmente. Quindi allora in quel caso era nera la macchia. Grazie al nostro Valentino. Mi andrei anche dall'altra parte a vedere un po' cosa ne pensa la nostra giuria. In particolare, lei cosa ne pensa intanto di quello che ha visto, no? Questa sera. Buonasera a tutti. No, complimenti a tutto lo staff, al pubblico e ai concorrenti. Ha lanciato molti più fiori o più pomodori? Più fiori. Vediamo, più fiori. Vediamo un attimo qualche altro componente di questa nostra giuria popolare. Più fiori o più pomodori? Fiori. Tutti fiori? Tutti che fiori. Bello, ma chi è che ha lanciato più pomodori della giuria? Da quella parte? Nessuno alza. Vedi Sara, senti, vedi, sonda, chi è? Sempre i pomodori, lei? Ma perché? Non sempre, Sara. Non sempre, però hanno dato la colpa a te, ma perché? No, vabbè, qualche pomodoro l'ho lanciato effettivamente, dai.
Ma è giusto, fa parte del gioco, fa parte del gioco. Il signore è elegantissimo accanto alla nostra giurata, cosa ne Buonasera. Buonasera. Allora, lei ha lanciato più fiori o pomodori? Un misto fritto, possiamo dire. Una bella insalata, un'insalata tra pomodori. E in conclusione il fratello di Che Guevara che ci sta onorando della sua presenza qui in... Buonasera anche a lei. In teatro più fiori. Quindi abbiamo veramente una giuria elegante questa sera, molto generosa. Va bene Sara, mi sembra giustissimo. Ognuno deve esprimere il proprio parere, perché ricordiamo che i protagonisti di questo nostro gioco, di questa nostra trasmissione, sono proprio loro, i dilettanti allo sbaraglio. E quindi andiamo a presentare subito il terzo concorrente. Buonasera. Si metta qui al centro e diamo il microfono alla nostra Federica che lo presenta. Gentile pubblico, sono felice di presentarvi il signor Andrea Scaglione. Già il cognome la dice tutta. Nel senso che è una persona... È il fratello. È il fratello. Toti. Mi fa paura, lei mi fa paura, le giuro, mi intimorisce. No, stia attento. Lo so, lei mi guarda con un affare, mi mette timore. Poco fa, non si sente. No, poco si sente. Fa il medico, cantando quella canzone, se bruciasse la città. Pensava a me. No, era preoccupato. Ci sono i vigili nel pubblico, i miei colleghi. Tutti Signori, un applauso veramente al glorioso corpo dei vigili del fuoco, che veramente... svolgono un servizio fondamentale, come tutte le forze, diciamo, di polizia dell'ordine, ma nello specifico i vigili del fuoco sono veramente l'emblema per quanto riguarda il soccorso e quant'altro. Lei è in pensione, penso. Io sono un vigile del fuoco in pensione. Quanti non, ecco, si metta qua, guardi la telecamera. Ci mettiamo al centro, così guardiamo la telecamera. Guardi la telecamera, perché la gente da casa lo deve vedere. Dice, tale cucce. Quindi, allora, quanti anni di servizio ha fatto? 35 anni. 35, bene. Sì. Lei è andato capo squadra sicuramente. Anzi, no? Di più. più su. Io sono stato il capo sezione di Palermo, la provincia di Palermo, capo reparto. Ecco perché incuteva quel senso di... Ora capisco tante cose, vabbè. Va bene, quindi... E allora, stasera? E stasera qui però è in veste di cantante, cosa fa? Io canto? Sì. Canto. Pure. Cosa? Sì. Canto Il tuo mondo. Che bello. Di chi è questa canzone? La cantava Claudio Villa. Non lo so di chi era, il poeta che l'ha... l'autore che ha scritto questa canzone, Vabbè, però poeta, l'autore, poeta, l'esecutore era il grande Reuccio della canzone Claudio Villa. E questa sera... Degno, però... Ma chi lo sa, questo lo deciderà il pubblico presente qui al Cineteatro Colosseo. Però io già... Se non dimentico qualche parola. No, il pubblico sicuramente la metterà a proprio agio. Io intanto sposto l'asta di questo microfono, le cedo questo, riprendo lo scettro e lascio al pubblico di Bentornato Pomofiore, signori Andrea Scaglione, Il mio mondo. Grazie. Giorno che fu di un vecchio mondo che ormai non può ritornare, eppure mi è rimasto nel cuore l'amore che tu avevi per me. Vorrei tornare indietro per si fa.
Ero un bambino, ma tu mi insegnava a capire tutte le cose che un dì sapevi da sempre. L'amore, la tristezza e il dolore, ricordo li ho imparati da te. Vorrei tornare indietro per un momento, ma il tempo non si ferma, corre lontano. Io stringo forte a me la piccola mano, che un giorno mi accarezzava, e da quel giorno il mio ricordi li dedico a te. Io stringo forte a me la piccola mano, che un giorno mi accarezzava, e da quel giorno i miei ricordi li dedico a te. Andrea Scaglione! Andrea Scaglione, che melodia! Ma non esistono più queste bellissime canzoni? Ci sono, ma sono ormai dimenticate. Ma perché? Perché siamo cresciuti noi. Sono molto... dimenticate, però lei non le dimentica perché se le scrive nella mano. No, ma non l'ho guardata la mano. L'ho guardato la mano? Però è cattivo, eh? È cattivo. Io non l'ho guardato. Voi l'avete visto? L'ho guardato vero, la mano, vero. Giusto? Non ha guardato la mano, è vero. Chissà, era un appoggio. Vedremo la moviola dopo. Il movolione, vero? Cattivo. A parte gli scherzi, ne terranno conto la giuria di lei. Pubblico del Pomofiore, votate! Ah, no, dai. È andata bene. Lei è stato molto intonato, è stato bravo perché è riuscito veramente a trasmettere una bella emozione attraverso questa... Ma c'è l'emozione sempre che si trova quando è davanti a un pubblico, che però ho avuto l'abbassamento di voce e quindi mi sono... Signor Andrea, lei è... Vabbè, può capitare, non è un problema. Lei, guardate, il pubblico del Pomofiore, una volta che ha votato, che si è diciamo ha manifestato il proprio pensiero, poi diventano veramente degli amici. Guarda, certo, che applauso che c'è adesso. Per il signor Scaglione. Grazie a tutti. Quindi lei è stato bravissimo, veramente complimenti, e continua a cadere perché ha una bella voce, è bravo veramente, grazie. Non mi guardi così, mi mette timore. Sono commosso. La barzelletta me la racconto perché l'ha raccontata mio fratello, quindi non lo posso fare. Va bene, grazie. Un applauso per il signor Scaglione. Grazie a tutti. Grazie. Va bene. Grazie. Ecco che cos'è il Pomofiore. Sono stata scaricata dopo 6 mesi con un SMS. Ho chattato senza saperlo per 2 ore con un ottantenne in cerca di una nuova giovinezza. Ho collezionato 1000 amici virtuali che nemmeno conosco. Mi sono affidata ad un assistente virtuale, confidata con uno psicologo virtuale, ho fatto anche sesso virtuale. Ma la casa è un'altra cosa. Cannizzaro, negozi di abbigliamento, calzature ed articoli sportivi di marche prestigiose. Cannizzaro, oltre ai suoi storici ed ampi punti vendita di Partinico e Palermo, presenta oggi il nuovo store di via Monte Pellegrino accanto Hotel Astoria. Personale cortese ed accogliente vi consiglierà per i vostri acquisti. Trovare oggi lo stile giusto per tutta la famiglia ad un buon prezzo è un colpo di Cannizzaro. Follow my
Bar d'amore, gelateria, pasticceria, gastronomia. Dal 1966, un luogo di ristoro elegante e confortevole. Oltre a cappuccini, cioccolate, caffè e spremute, è possibile trovare a colazione pasticceria e rosticceria sempre fresca e realizzata con ingredienti di qualità e prelibatissimi piatti espressi per il pranzo. I nostri punti di forza sono gli ingredienti, di ottima qualità e di produzione propria, e la scelta del personale qualificato e cordiale. Inoltre, potrete scegliere tra una vasta quantità di dolci artigianali e tradizionali. Per festeggiare i tuoi avvenimenti speciali, rivolgiti al nostro servizio catering. Ricco di tante specialità, si effettua anche il servizio a domicilio. Bar d'Amore, lo trovi a Palermo in Viale della Resurrezione 56. Visita la nostra pagina Facebook Bar d'Amore New Look. CR Service Autoricambi esce fuori dai normali canoni dei tradizionali magazzini di autoricambi. Quello che ci differenzia dagli altri è la gestione dei nostri clienti. Punto di riferimento a Palermo dove poter trovare componenti automeccanici, elettronici e ricambi per fanali e aria condizionata a prezzi molto interessanti. Una vera e propria consulenza sull'utilizzo dei ricambi al servizio dei meccanici, carrozzieri, elettrauti e clienti privati. CR Service Autoricambi. Qualità, prezzo e cortesia per gli autoricambi a Palermo. In via Villa di Napoli 34. Telefono 091 42 20 24. Visita il nostro sito internet www.crserviceautoricambi.it. Finalmente a Palermo, Sisal Match Point. Pronostici in tempo reale sui campionati di calcio di tutto il mondo e su tutti gli sport. E ancora ippica, poker, casinò, slot. Pronostica comodamente da casa o vienici a trovare nei nuovissimi locali di Piazza Principe di Camporeale 26 A, B, C a Palermo. Sisal Match Point. Safir. Nata con prerogative di alta qualità, oggi Safir è l'industria per la sicurezza che, senza smentire un passato esclusivamente artigianale, abbina tecnologie molto raffinate e moderne all'esperienza e manualità che da sempre la contraddistingue. Safir, in via Ugo La Malfa 8573. La sicurezza dei tuoi beni più cari. Le bomboniere personalizzate da Nino Parrucca saranno con il vostro nome e la data della vostra ricorrenza, pertanto vi invito a venirci a trovare in fabbrica. Troverete sicuramente un articolo che va bene per la vostra ricorrenza, ma anche per la lista nozze. Vi aspettiamo. Casa di riposo San Pio, dove professionalità e cortesia sono a servizio della terza età. Presso la nostra struttura trovi assistenza 24 ore su 24, servizi di lavanderia, ristorazione anche in camera. Casa di riposo San Pio è in corso Calatafimi 398 a Palermo, dove la professionalità e la cortesia sono a servizio della terza età. Bittis Tour, nei nuovi negozi di via Roma 519 a Palermo, vi invita a visionare tutte le collezioni di calzature e abbigliamento uomo, donna e bambino delle migliori marche. Bittis Tour, vienici a trovare in via Roma 519 a Palermo. Vi aspettiamo! Il pomofiore. Io ringrazio Tobia Caltagirone, che sempre lui, il grande Tobia. Io ringrazio Tobia Caltagirone che mi ha coinvolto per questa quarta edizione di Bentornato Pomofiore, perché anch'io mi diverto tantissimo. Grazie. Ricordiamo i conduttori delle precedenti edizioni del Bentornato Pomofiore, ovvero sia Gerardo Di Riberto e Anita Sorano, al quale vorrei l'applauso del pubblico del Teatro Colosseo, perché qua ci si diverte. Quindi venite voi che siete a casa, che lo state seguendo, venite qui al Teatro Colosseo, perché qua veramente c'è un'atmosfera divertente, di festa, goliardica, eccezionale. Detto questo, amici, è qui con noi nuovamente Valentino Pizzuto. Valentino Pizzuto. No, vabbè, un'asta. Ti serve un'asta subito. Mettiamo presente, un'asta. Eccoci qua. Ok, Valentino Pizzuto. Sempre basso. Un limone ce l'avete? Perché? Limone. Perché limone? Last al limone. Last. Ok.
Va bene, allora ne approfitto per raccontare una storiellina sui Vigili del Fuoco. Solitamente si... No, non lo faccia. No, oh. la facciamo. Non lo faccio. Arriva una telefonata al comando dei Vigili del Fuoco. Aiuto, 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 c'è un gatto che sta entrando dalla finestra. E guardi, purtroppo abbiamo tutte le macchine fuori, c'è un incendio qua nei boschi, non possiamo mandare nessuno. Magari manderemo qualcuno dopo. 5 minuti dopo. Aiuto, aiuto, c'è un gatto che sta entrando dalla finestra. Sì, guardi, mi perdoni, non possiamo mandare nessuno, però c'è un incendio pazzesco, non è possibile. Ci sentiamo dopo. Aiuto, aiuto, c'è un gatto che sta entrando dalla finestra. Senta, ma qual è il problema che sta accendendo un gatto dalla finestra? È che io sogno un pappardo. L'allegria non manca qui al Pomofiore. Invece voglio fare un piccolo esperimento. Spesso nella comicità c'è l'uso della parolaccia, no? Io vi voglio dimostrare che senza utilizzare la parolaccia e cambiandola con una parola simile ma diversa, l'effetto poi è lo stesso, no? La parolaccia in questione è una parola che inizia per M e finisce per inchia, non so se la conoscete. Ma no, dai. Vabbè. La trasformiamo in inghia. Inghia. Mi piace questo esperimento. Un suono più musicale, sì. E non è volgare come l'altra parola. Ci sono due carabinieri che fanno una vacanza in Tunisia, no? Mentre sono in Tunisia fanno un'escursione nel deserto e nel deserto visitano una bellissima oasi. All'interno di questa oasi, mentre passeggiano, vedono un qualcosa che luccicava e che usciva dalla sabbia. Raccolgono questo oggetto in una vecchia lampada, tipo quella di Aladino. Dice, compa, madre, che bella! Dice, ma sarà antico, sarà prezioso. Dice, immagino una sciga. Appena sciga questa lampada, esce il genio della lampada. I due carabinieri sono terrorizzati. Cioè, state tranquilli umani, mi avete salvato da 50.000 anni di prigione. Io, per ringraziarvi, vi regalo 3 uova a testa. Se esprimete un desiderio e verrà esaudito. I due carabinieri si rendono conto della grande fortuna, se ne fottono la vacanza e ritornano in Italia. Arrivati a casa, si salutano e ognuno se ne va a casa per esprimere il proprio desiderio. Il primo arriva a casa, apre la valigia, esce le 3 uova, prende il primo uovo e fa Vorrei che questa catapecchia diventasse una reggia meravigliosa, piena di stanze, di bagni, piscine, fontane, un castello. Minchia, per incanto, questa catapecchia diventa un castello meraviglioso. Ricco, diventavo ricco, questa proprietà. No, prima di diventare ricco ci vogliono i piccioli. Prende il secondo uomo e esprime il secondo desiderio. Vorrei che tutti i sotterranei di questo meraviglioso castello fossero ricolmi di mazzette da 500 euro dal pavimento fino al tetto. Ricco, sfondato. Dice, brutto il suo uomo, ne posso pure fottere. Non c'è tutto, ci aspetta, no. Ci vogliono i film. Né? Ora io mi faccio da finire, giù voglio 1000 modelle, tutti innamorati di me, pure Sara Priolo. Mica Sara Priolo. E c'è Sara Priolo. Sì, scende, che te vogliamo! Che poi si trasforma, no? Mi tutto il piccio a noi boh. Allora... Vabbè, il carabiniere era un bel ragazzo. Dopodiché passa una settimana incantevole. A un certo punto dice, ma è compare Anceluzzo, che cosa si sarà inventato? E va a trovare Anceluzzo. Arrivato a casa di Anceluzzo, la solita catapecchia. Ma che fa? Ma che fece? Vede che la porta era socchiusa, entra dentro, essendo un lamento in fondo alla stanza. Entra nella stanza e trova Anceluzzo in condizioni pietose. Anceluzzo, ma è come l'hai? Ma che hai fatto? Le tue uova, le hai sfruttate? Non bene niente. Ma cosa ne hai fatto delle uova? Vai, io picchiero il primo uovo. Per esprimere il primo desiderio, piglia e mi scoppa in terra e si rompe. Cominciava a fare inga, 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 inga! Mi si inchiò a casa china china ringhe! Mentre sapia il suo compare! Camminava e spuntavano come i funghi, inghia, che fa babà, non l'aveva visto mai tutti i singhi, manco un casino, ma quando non l'aveva chiamato c'è tutto insieme. Allora che hai fatto? Mi chiamo subito il secondo uovo e ho spesso il secondo desiderio, fammi sperire tutti gli inghia di sta casa, e meno male che sperero tutti. Vabbè, ma del terzo uovo che l'hai fatto? A per recuperare che è già mia, compare, ma che ne sa? Grazie. Grazie, Alessandro. Ti aspetto insieme a mio fratello e Maurizio Bologna dal 12 gennaio 2018 ovviamente al Teatro Crystal con lo spettacolo Missione Impossibile. Per tutti quelli che al botteghino dicono amici di Facebook, biglietto ridotto. Ciao a tutti, grazie, una buona serata. Grazie a Valentino Pizzuto, grazie.
Grazie, grande, 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 grande. La cosa bella, mi piace che regalare questi momenti. È stato il tocco, la ciliegina sulla torta di questa sera. Sì, 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 sì. È da un campione della comicità, dell'allegria. Passiamo a un altro campione, presenza fissa, costante del nostro bentornato Pomofiore, quarta edizione. Torna lui in veste di medico di sala del Cineteatro Colosseum, ovvero sia il dottor Piritone Toni Carbone. Eccoti. Grazie, grazie. Io ho risolto casi molto complicati. Si è presentato un paziente da me, dice: dottore, sono infelice, non posso andare al cinema, non posso andare allo stadio, non posso uscire con la mia famiglia a fare shopping, perché che problemi ha? La mia continua diarrea che non mi lascia in pace. Ma lei ha fatto mala vita a buon parlare con me. Apro il cassetto, tiro fuori delle compresse, lei deve prendere una pillola di queste al giorno per una settimana, risolverà tutti i suoi problemi. Appena il paziente esce mi è venuto una specie di flash mentale. Dice: minchia, sbagliavo le pinnole. Involontariamente ci rette i pinnole per l'esaurimento nervoso, però è meglio concedere con niente. Voi immaginate un dottore che sbaglia pinnole e un scecco completo. Dopo una settimana il paziente ritorna, mi vede, dice: dottor Piritone, lei è un genio, lei è un mago. E io, facendo finta di niente, ci disse: ma perché, con la diarrea come va? Come va, dottore? Sempre ne supra, me cago, però me ne fotto. Sicura la causa. Si è presentato un paziente da me. Dice: dottore, ma lei che pensa con questi esami che io ci campo fino a 100 anni? Cioè, bisogna vedere il suo stile di vita. Lei fuma? Dice: mai fumato in vita mia, si deve figurare che non ho mai acceso una sigaretta neanche per scherzo. Bene, lei beve? Dice: mai bevuto in vita mia, dottore, si deve figurare che io a Capodanno brindo con l'acqua, niente meno. Lei ha donne, insomma, come cumenato, mai sfiorato una donna in vita mia neanche con un dito? Allora che cazzo ci campa a fare fino a 100 anni? Picchi un muore. C'è cose da fare, ma che fa, scherziamo? Ma poi gente strana nel mio ambulatorio, gente strana. Si è presentato un signore e ci disse: lei di che cosa soffre? Dice: ma dottore, ringraziando a Dio, io poi sarò un leone, curro come un cavallo, bevo come un cammello, dormo come un ghiro, che la gente muoto come un cane, sono testardo come un mulo, ho l'occhio di lince, faccio l'amore come un coniglio. Ci disse: lei ha ghiro, un nuovo veterinario allora. Ma come si... Ormai la gente si cura tramite Google, non va più dal medico. Andate dal medico. L'altra volta un signore molto istruito, perché era, alle volte pensate, i pazienti ne sanno più dei dottori, ci si prego lei, dice: dottore, considerato che l'ictus è una delle principali cause di morte, tenuto conto che il FOP, forame ovale pervio, causa l'ictus, ho controllato tasse titolo antistreptolisinico, VES, velocità di eritrosedimentazione, ho controllato TGO, TGP, transaminasi glutammico ostalacetica, transaminasi glutammico piruvica, la mattina prendo una compressa di Limpidex gastroprotettore protettore e una compressa di Ascriptin cardioprotettore. Secondo lei, mi sai, ci si minchiano quanto c'è da dare. Cioè, si sono invertiti i ruoli, si sono invertiti i ruoli, è così, è così. E poi noi siciliani siamo tacciati dal Ministero della Sanità perché abbiamo gli armadietti chinichini di farmaci. Alcuni farmaci, volevo ricordare che devono essere tenuti rigorosamente sotto chiave. C'è un farmaco, una pillolina blu famosa, che quando va a finire nelle mani dei ragazzini potrebbe diventare pericolosa. Pensate che due cuginetti a Palermo si sono incontrati, dice: Totuccio, ci l'ama a fare un scherzo o nonno? Dice: ma un nonno, ma stasera un nonno fa un compleanno? Dice: fa 95 anni, e anzi meglio, tale che ci ha rubato a me padre nella farmacia. Un tubetto di pinnole di Viagra, il non si mangia niente. Noi ci pigliamo tutte e 20 pinnole e ci grattugiamo tipo parmigiano reggiano. La sera il nonno, ignaro di tutto, comincia a spalettare la sua minestra, vino rosso, e i nipoti e decotali non era così. Dopo 10 minuti il nonno ha una vampata di calore, pressione a 640 più IVA, si susi, voce del verbo sosere, dice: picciotto, non toccate niente che gira a pisciare, si può dire. Il nonno entra in bagno, perde 30 secondi e ne esce, tutto bagnato. I piccini l'utalino dice: nonno, ma ti piscia sti sopra? Dice: se, ani scivi per fare la pipì, vitti con la mia trasquadriere. Che c'è una trasformazione. Mi ha chiamato.
C'è quel che la capisce dopo. E vabbè, capita. Questa la trovate anche su YouTube, grazie. E a proposito di farmaci, la deformazione. Chi è che non ha a casa l'armadietto pieno di farmaci? Ve ne ricorderò qualcuno, poi vi interrogo. Non è la prima volta, Ren, che mi esibisco. Mi busco pan facendo ridere. Certo, l'emozione c'è, ma è un actimel. Appena scatta l'applauso, in un moment, mi sento fluiforte e ben attivo. Io do san umorismo, la risata fa bene a gol, fa augmentin la circolazione, rinfresca il corifin, rende la vita Xanax perché toglie ogni malox. E cascata l'applauso in genere. A meno che la gentalin non gavis con le battute, che qui pa mia. È giusto, signore, giusto. Sì. Io abito in Viagra, signora, la strada quella tutta dritta. All'angolo con Via Mal, Propoli, là sono in zona multicentrum. Ragazze ne ho avute tante, sì, ora ve lo racconto. E un digestivo Antonetto, un piccolo pub con i Tavor fuori, ma poi con i Tampax che corrono l'ho dovuto chiudere. Al limite optalidon per andare all'estero, se ne valium la pena. Enantium, speriamo che non me ne pento tal. E dicevo, ragazze ne ho avute tante, Rina, Zina, poi ho incontrato Valeriana, la luce dei miei occhi. Una breva ragazza, certo non è bella come Anna Falqui, ha un po' di brufen, però quando ho bisolvon di lei me la trovo. Ci siamo conosciuti a scuola, nella stessa aulin eravamo, sì. Poi a lei l'hanno trasferita in preparazione H. Lei ha un canestern che ogni volta muove la codex quando mi vede, solo che per lei fare foil, lo dico. Le ho regalato uno smeraldo, un aereo, dice un aereo sol. Disse, ma dove vivi? Un aereo sol, ma dove vivi? Vivi in C. Solo che ha un vizietto, certe volte Libenar dei ventolin puzzolenti. Mamma mia che puzza, paraceto, dice paraceto e paracetamolo. Incredibile, vero? Guardi, ci ridete. Poi a me mi piacerebbe vivere con lei, in una casetta con tantum verde attorno, la vegeta allumino, i fiori di Bach, l'eucaliptolo. Che ride, signore, questi sono guai. Poi comunque ci siamo lasciati. Ve lo spiego, in un momento di intimità io ero Nurofen, supradin di lei, e lei mi fa, dice, ma come, alto 2 metri di sotto 6-0, non lo muscoril, entero germina a tutti. Maurizio Midulla, Sara Priolo, grazie. Grazie. Tony, grazie. Carbone. Tony, sei troppo forte, Tony. Regalaci ancora qualche pillola di allegria, visto che parliamo di medicina, avviciniamoci, sì. In favore di camera. Sì. Sono stato rimproverato da un mio paziente che in sala, non voglio dire il nome, mi ha detto, dice, dottore, si ricorda quel dentifricio che lei mi aveva prescritto dicendomi che combatteva la carie? Ma hanno passato 6 mesi e la situazione è peggiorata. Sì, io le dissi che combatteva la carie, non è conto che vincia. La precisione. Giusto. Dottor Piritoni, ovvero sia Tony Carbone. Grazie Tony. E adesso, gentili signori, caro Tony, vuoi rimanere con noi? Rimani pure, sì. Perché è giunto il momento topico, catartico, il clou di questa nostra quarta edizione di Bentornato Pomo Fiore. Prima volevo rubare un istante per salutare il mio amico Claudio Italiano, che è stato capace di vestirmi alla grande, un grande sarto, applauso. Sì. Va bene. Grazie Tony. È giunto il momento proprio adesso di decretare il vincitore della categoria Fiori e Pomodori
di questa seconda parte della prima puntata di Bentornato Pomofiore. La scorsa puntata si sono esibiti Fabio Cucina, Giuseppe Citarda e Giusy Castelli. Questa puntata si sono esibiti Salvatore Messana, Salvatore Vassallo e Andrea Scaglione. Quindi io li chiamerei sul palco tutti insieme, i nostri sei concorrenti, con l'applauso del pubblico. Vi state ammosciando. E non va. Con la nostra Nicole e Federica. Nicole, vieni, a te il compito, da parte di zio Mauri, come mi chiami tu simpaticamente, grazie, di comunicare ai pubblico che ci segue da casa e anche qui presente in teatro il punteggio di tutti e sei concorrenti. Allora, Fabio Cucina ha totalizzato 5 fiori e 11 pomodori. Poi Giuseppe Citarda, 12 fiori e 4 pomodori. Ok. Giusy Castelli invece, 14 fiori e 2 pomodori. Vai. Salvatore Messana, 11 fiori e 5 pomodori. Salvatore Vassallo, 10 fiori e 6 pomodori. Andrea Scaglione, 7 fiori e 9 pomodori. Quindi voi da casa state guardando la grafica che appare in sovraimpressione con i nomi dei concorrenti e il punteggio che hanno totalizzato, e quindi già vi siete fatto un'idea di chi è il vincitore della categoria fiori e quello dei pomodori. Quindi applauso, facciamo un pochettino di suspense. Vincitore per quanto riguarda la categoria dei fiori con 14 fiori, Giusy Castelli. Giusy, esprima la gioia. Complimenti. A chi dedica questa vittoria? La dedico a mio marito, a mio figlio. Grazie a tutti. Sono emozionata, però. Siamo tutti emozionati. Ma l'emozione deve esserci sempre, perché fa parte dell'artista, non deve mai mancare assolutissimamente, specialmente quando parliamo di dilettanti allo sbaraglio che vengono qui veramente per passare per divertirsi. E adesso, ladies and gentlemen, madame e messieurs, andiamo a comunicare, lo dillo tu Sara, il nome del vincitore per quanto riguarda la categoria dei pomodori. Però voglio anche una... Allora facciamo Vola, tipo... Vince la categoria pomodori Fabio Cucina con 11 pomodori. Eccolo qua, vieni, musica trionfante anche per lui, perché è giusto che anche chi ha vinto la categoria dei pomodori abbia il suo momento di gloria. Oh, perché qui al Pomofiore si viene per divertirsi, e il nostro Fabio veramente ne è l'emblema. Grazie. Questa vittoria, perché è sempre una vittoria, anche i pomodori è sempre una vittoria, ecco, in primo posto. È partecipare. La cosa più importante è questa, è divertirsi. E naturalmente voi due vi aggiudicate di diritto la partecipazione alla finalissima di questa quarta edizione di Bentornato Pomofiore. Quindi voi già avete passato questa prima fase preliminare e vi aggiudicate la finalissima con premi eccezionali, certo via che si sta dando da fare veramente per dare la possibilità ai nostri concorrenti di riuscire a portarsi a casa, anche perché non guasta, qualche piccolo regalo. D'accordo? Quindi, che dire? Signori, è giunto il momento dei saluti finali. Vorrei Valentino Pizzuto invitarlo qui sul palcoscenico per salutare il pubblico che ci sta seguendo da casa e naturalmente gli ospiti che abbiamo avuto qui questa sera al Cineteatro Colosseum. Siete stati meravigliosi, fatemi un applauso, perché siete voi anche i protagonisti di questo fortunato e veramente divertente talent show come il Pomofiore. Vi rinnoviamo l'appuntamento alla prossima volta, sempre qui su CTS canale 90 alle 21:45. Maurizio Midulla, Sara Priolo, Tony Carbone, Valentino Pizzuto. Vi auguro una buona notte, alla prossima volta. Ciao, sempre prossima. Noi siamo qui a non CTS mancate. Bentornato Pomofiore, ditele in giro perché noi ci divertiamo. Ciao Nicole, pomofiorizzatevi. Ho girato il mondo, mercatini alla Mecca, l'ho anche chiesto. Eccomi.
fiore, dimmi che cos'è il pomofiore. Ballare, sai suonare una patata, con l'orecchio sa girare la frittata. Non importa anche se sbagli, se ci metti la passione, questo è amore, il pomofiore. Oh,